ci hanno detto chi c'è qui dentro, però non ci hanno dato una conferma al 100%. Aspettiamo il nostro secondo figlio, Ale, fratello maggiore. Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi voglio raccontarvi tutte le paure che ho da quando ho scoperto di aspettare il baby 2. Ma prima, visto che me lo avete chiesto in tantissimi, anzi continuate a chiedermelo in direct, su Instagram, insomma un po' ovunque, scoperto il sesso di baby 2? Allora, noi abbiamo fatto il B-test. Fortunatamente il baby 2 sta bene e quella è la prima cosa. Ci hanno detto chi c'è qui dentro, però non ci hanno dato una conferma al 100%. Ci daranno la certezza se chiaramente il baby 2 si farà vedere all'ecografia dell'11 dicembre. Quindi se tutto va come deve andare, il 13 vedrete finalmente il video dell'annuncio. Voglio raccontarvi un'altra cosa. Come sapete, io non riesco a tenermi le cose per me. Infatti, dopo che mi hanno comunicato il sesso, anche se non è sicuro, ma al 90% è così, ho deciso di organizzare una piccola festa con mia mamma, mio papà, mio fratello e mia sorella per comunicargli appunto il sesso. Ho deciso di farlo perché, come vi ho detto, io non riesco a tenermi le cose e non mi andava di dirgli: sai, qui dentro forse c'è. Poi magari dopo mi davano la conferma e quindi non c'era più questo effetto sorpresa. Quindi io nel dubbio ho organizzato questa festa, ho registrato il video e se appunto il sesso verrà confermato vedrete questo video il 13 dicembre. Scusatemi se non vi faccio vedere questo video, ma non mi piace appunto comunicare una cosa che non è sicura. Quindi abbiate un pochino di pazienza e poi finalmente vi dirò chi c'è qui dentro. Tornando a noi, come vi ho detto, se vi ricordate anche nella precedente gravidanza, ho fatto un video dove vi ho parlato delle paure che avevo nella prima gravidanza. Alcune ci sono ancora, chiaramente tutte le volte che vado a fare un'ecografia ho sempre un pochino di timore, ho sempre paura che ci sia qualcosa che non va. E quindi la paura per la salute c'è sempre. Però si sono aggiunte alcune paure che sicuramente non sarò la sola ad avere. La prima paura, la più comune tra le mamme in attesa del secondo figlio, è: amerò il secondo figlio come amo il primo? Tutti dicono che l'amore si moltiplica, anch'io credo che sia così, però non sono ancora diventata mamma per la seconda volta e quindi chiaramente questa paura c'è. Poi non so, mi sembra di avervelo già detto nel video dove vi ho raccontato il primo trimestre di gravidanza. Questa gravidanza la sto vivendo in maniera diversa perché ho meno tempo per concentrarmi appunto sull'arrivo di questo nuovo bimbo o bimba. In primis perché ho vissuto male i primi 3 mesi. E poi perché c'è Alessandro, ho tantissimi impegni, tante cose, quindi delle volte mi sento un pochino in colpa nei confronti di questo bimbo o bimba. Poi un'altra paura è legata al parto, cioè effettivamente a cosa vado incontro, quindi è proprio per questa ragione che ho una paura tremenda. Però chiaramente ho più consapevolezze, quindi so cosa devo fare. Io ad esempio nel parto di Alessandro mi sono fatta prendere dal panico, cioè nella fase del travaglio, quando arrivavano le contrazioni io le subivo passivamente, quindi non spingevo, fino a che vedevo che non mi dilatavo e allora mi sono decisa a spingere. Quindi spero di non farmi prendere dal panico. Però non pensiamo al parto perché manca ancora tanto tempo e poi tanti dicono che il secondo parto è più facile del primo, quindi speriamo che questa cosa sia effettivamente così. Poi ho paura tantissimo di trascurare Alessandro perché chiaramente i primi mesi questo bimbo o bimba starà praticamente tutto il tempo attaccato a me, soprattutto per via dell'allattamento. Spero con tutto il cuore di poter rivivere questa esperienza e quindi ho paura di trascurarlo. Lui, essendo figlio unico, ha avuto tutte le attenzioni di questo mondo e quindi questa è una cosa che mi fa tantissima paura. Poi lui inizierà la scuola dell'infanzia, ho questo grandissimo timore
però voglio impegnarmi sin da subito a ricavare almeno un'oretta, anche una mezz'oretta, per stare in maniera esclusiva con lui, perché non voglio appunto che risenta troppo di questa cosa. Dobbiamo essere bravi noi genitori per la questione gelosia, anche se è normale che ci sia all'inizio un pochino di gelosia tra i fratelli. Ad esempio mia sorella, quando sono nata, noi ci passiamo un anno e mezzo di differenza, voleva soffocarmi con la coperta, però poi è stata così tanto gentile da andare da mia madre e dire: mamma, forse Marzia si sta soffocando, quindi dai, poco male. E poi un'altra paura, ho paura di non avere più tempo per me stessa, perché già un figlio ti assorbe tutta la giornata. Ci ho messo un po' a trovare la mia routine, quindi con l'arrivo del secondo la mia routine verrà nuovamente sconvolta. Sicuramente all'inizio non avrò tempo proprio di fare nulla, e poi ho anche paura per il rapporto di coppia, perché chiaramente già l'arrivo di un figlio mette a dura prova la coppia, figuriamoci l'arrivo del secondo, quindi anche qui sarà tutto più complicato. Certo, si fa tutto, però ci sta che uno abbia queste paure, e come sempre, insomma, io ci tengo a raccontarvi sia le emozioni, la parte bella, ma anche le mie paure, poi proprio la mia esperienza reale, quindi non soltanto il bello della maternità, ma anche la parte più difficile. Poi un'altra paura, voi lo sapete, ve l'ho raccontato in un video, io ho sofferto di depressione postparto, quindi ho una paura tremenda di soffrire nuovamente di depressione postparto. Non ho avuto una forma di depressione grave, però sono stata male, fortunatamente ne sono uscita, e visto che so cosa significa, spero con tutto il cuore di non soffrirne di nuovo. Quindi queste sono le paure che ho da quando ho scoperto di aspettare Baby 2. Volevo condividerle con voi, confrontarmi anche un po', anzi, se vi va, nei commenti raccontatemi un po', mi rivolgo soprattutto alle pancine in attesa del secondo figlio, se anche voi avete le stesse paure, magari alle mamme bis, quindi che hanno già partorito, datemi un pochino di conforto, mi raccomando, ditemi sempre la verità, ditemi cosa mi aspetta, perché credo sia molto importante, questo può aiutare me, ma anche tante altre mamme che magari si trovano a vivere la mia stessa esperienza, quindi è molto importante sapere a cosa si va incontro, fatemelo sapere, mi raccomando. Quindi niente, mi raccomando, segnatevi come data il 13 dicembre, perché molto probabilmente ci sarà la rivelazione del sesso di Baby 2. Come vi ho detto, ho deciso di non comunicarvelo semplicemente perché non è sicuro, e quindi non voglio dirvi una cosa per un'altra, anche se devo dire che il ginecologo che mi ha fatto l'ecografia al Bidest non è il mio stesso ginecologo, anche se l'ho fatto nello stesso studio, mi ha detto: guarda, secondo me al 90% è così. Poi io, insomma, ne vedo tantissimi tutti i giorni, e quindi secondo me è così. Però, insomma, voglio avere la certezza e spero di averla appunto l'11 dicembre. Io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!